Un saluto dalla TV e benvenuti alla notizia. Oggi parliamo di cose che riguardano il comune di Pescara, ma rispetto alle altre volte, anche in settimana un paio di volte, non parliamo di IMU e né di bilancio. Ma non perché non vogliamo parlarne, in realtà potremmo dire che non possiamo parlarne, perché infatti questa mattina, con inizio alle ore 9, era in programma la riunione del Consiglio Comunale Pescarese in cui si doveva parlare, come ben noto, di IMU e appunto di bilancio in maniera complessiva, il bilancio di previsione per il 2012. Ebbene, nulla è stato fatto perché è mancato il numero legale e quindi è saltato tutto. La prossima riunione in programma lunedì prossimo. Ma parliamo del comune di Pescara perché c'è un altro aspetto molto importante che riguarda il futuro, speriamo prossimo, della città adriatica, perché vogliamo parlare del PP2, che sembra una parolaccia, ma in realtà è un acronimo importante appunto per il futuro della città. Ne vogliamo parlare con una persona che ne sa molto perché lo ha curato e lo sta curando e dovrà curare questo aspetto, vale a dire l'assessore comunale all'urbanistica Marcello Antonelli. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, facciamo un rapido passo indietro. Quello che si diceva per quanto riguarda la riunione di oggi del Consiglio Comunale è un passo falso. Chiaramente l'opposizione ovviamente dice che le cose non vanno alla maggioranza. La maggioranza dice purtroppo qualcuno si è svegliato, diciamo, così tardi. Certo, si poteva evitare, poi alla fine 2 o 3 giorni non cambiano poi in definitiva le cose. No, 2 o 3 giorni ha detto bene, non cambiano le cose, però è altrettanto evidente che c'è una critica forte da muovere a taluni che credono di ricoprire il ruolo di consigliere comunale come se fosse un peso, un sacrificio. Io ricordo quando sono stato eletto in consiglio comunale la prima volta, ho visto tutto questo come un grande privilegio. Essere consigliere nella propria città credo che sia una cosa bellissima che tanti vorrebbero raggiungere. E il fatto che tanti che hanno raggiunto quell'obiettivo poi ricoprano così male il ruolo e svolgono funzioni in modo assolutamente superficiale è una cosa che critico fortemente anche quando questi comportamenti derivano da esponenti del mio partito. Mi dispiace, non trovo assolutamente giustificazione il fatto che qualcuno non vada in consiglio comunale solo perché ritenga che sia un fatto superfluo. In consiglio comunale ci si sta dall'inizio, cioè dall'ora in cui viene convocato, fino alla fine dei lavori, approfondendo i temi, intervenendo, sostenendo, come dire, le ragioni della città. Io credo che questo non sia un modo di vedere le cose di destra, di centro o di sinistra. Tutti i consiglieri comunali dovrebbero svolgere le proprie funzioni in questo modo e quindi mi auguro che sia l'ultima volta che accade. Altrimenti inviterò, per quanto mi riguarda, il coordinatore del mio partito a cominciare a pensare alle espulsioni dal partito nei confronti dei consiglieri del Popolo della Libertà che non saranno in consiglio comunale, perché è una cosa veramente vergognosa di cui dovrebbero vergognarsi. Io spero che i cittadini, quando torneranno al voto, fra 2 anni, terranno conto di ragioni politiche, ma anche dei comportamenti dei singoli, che Sì, riguarda sia la molto maggioranza che importante. l'opposizione. Anche perché ci si dimentica appunto che si rappresenta i cittadini di Pescara in questo consesso civico, per cui non è che si sta lì per passare il tempo. Io ricordo che diversi anni fa Nino Sospiri convocò addirittura alle Sì. 7 di mattina proprio per dire ok, e se non venite alle 7 la prossima volta lo convocherò alle 6 e mezza. Quasi quasi sarebbe il caso o di fare questo, oltre a questo magari anche la possibilità, che ne so, dopo tot numero di assenze, via. Sì, purtroppo io credo ci sia un grande limite nella legge, nel senso che prevede la decadenza dalla carica quando si raggiungono le 3 assenze consecutive non giustificate. Il problema è che tutte le assenze di fatto sono Sono giustificate, giustificate. basta che uno lo comunichi preventivamente. Io credo che l'espulsione vera e propria la dovrebbero determinare i cittadini, valutando, ripeto, i comportamenti. È vergognoso che chi si è candidato a rappresentare i cittadini poi non li rappresenti in alcun modo, se non magari attraverso attività finalizzate esclusivamente al proprio consenso personale o miglioramento della qualità della propria vita, cioè magari chiedendo incarichi in posti di sottogoverno. Cominciamo a dirle esplicitamente queste cose, io non ho nessuna difficoltà a farlo,
Tra un po' cominceremo anche a fare i nomi, così in qualche modo i cittadini ogni volta sapranno perfettamente chi è che fa bene il proprio lavoro e chi invece questo lavoro non lo fa affatto, o quando lo fa male. È stato sin troppo chiaro ed è giusto quello che lei ha testé detto. Occupiamoci del PP2. Vogliamo dire innanzitutto di che si tratta, ripeto, non è una parolaccia, Piano bensì piano. partenariato numero 2, zona portuale. Ecco, e la zona interessata, tanto per intenderci, è quella della Riviera Sud, in buona E non sostanza, solo, c'è anche un pezzo di Riviera Nord. Il il grosso si grosso. sviluppa sulla Riviera Sud, certo. Esatto, peraltro Riviera Sud che per tanti anni, se vogliamo, è rimasto un po' nel dimenticatoio, ora stiamo proprio vedendo delle immagini girate questa mattina dal nostro operatore Luca Corneli, che appunto è la zona di riferimento. È un intervento di una certa consistenza, perché assessore, di quanti soldini parliamo? Ma noi abbiamo quantificato, i nostri progettisti hanno quantificato, come dire, il volume di ciò che andrà a essere sviluppato attraverso questo intervento di pianificazione, nella sua fase realizzativa ovviamente, di circa 100 milioni di euro. Credo di non esagerare dicendo che qui si gioca molto del futuro di Pescara. Questa è l'area più strategica della città, non lo dico io, lo hanno affermato tutti, pescaresi e non, molto più della tanto citata area di risulta, per capirci. Perché? Perché qui c'è la presenza del porto, c'è la presenza di quella straordinaria struttura, io dico ancora poco valorizzata, che è il porto turistico. C'è il parco lineare che dovrà congiungere la pista ciclabile della Riviera Nord attraverso il ponte del mare con la pineta d'Avalos. Ci sono cioè tutta una serie di interventi che qualificheranno la città sotto molteplici aspetti, non solo quelli di carattere urbanistico, ma credo che di questo avremo modo di Assolutamente sì. parlare Ecco, entrando nei prima dettagli. di proseguire, di entrare nei dettagli, vogliamo proporvi un'intervista che è stata realizzata questa mattina, perché questa mattina proprio in quella zona, avete già intravisto nelle immagini, c'è stato il vice sindaco, nonché assessore alla viabilità, Berardino Fiorilli, che ha tenuto una conferenza stampa sul posto, e questa è una cosa peraltro che è sempre ben vista anche da noi, perché diciamo ci si reca dove c'è la notizia e poi il nostro programma è proprio così su questi binari. La presentazione di quella che sarà a breve un nuovo tratto di pista ciclabile e vediamo un attimino come sono andate le cose con l'intervista realizzata appunto con Fiorilli. Vediamo. Assessore comunale Berardino Fiorilli, ci troviamo sul punto dove di fatto sorgerà un nuovo tratto di pista ciclabile per quanto riguarda la Riviera Sud di Pescara. Sì, un tratto molto importante, non intanto in termini dimensionali, ma quanto in termini di collegamento tra quello che è la pista ciclabile del Ponte del Mare e la pista ciclabile realizzata sul nuovo tratto di Riviera riqualificato, un collegamento che mancava ed è fondamentale e che abbiamo pensato di realizzare su questo tratto di Aiuola, cioè in questo tratto dove siamo presenti noi, un senso di marcia e l'altro lato, un altro senso, in modo tale da consentire alle biciclette di poter percorrere questo tratto di Riviera e raccordarsi col resto della pista ciclabile fino a Ponte del Mare in perfetta sicurezza. È importante perché? Perché con questo tratto chiudiamo un cerchio molto importante per cui potremmo dire che quasi interamente la Riviera Pescarese è tutta ciclabile, quindi questo è un segnale molto importante di nuova mobilità che stiamo portando avanti ormai da anni e che completa il suo iter anche sulla Riviera Nord, dove finalmente abbiamo anche collegato Monte Silvano con Pescara tutta ciclabile, che significa che mancano davvero ormai pochi metri per fare sì che la nostra riviera sia interamente ciclabile. Costo dell'operazione? Di poche migliaia di euro, parliamo intorno ai 10-15 mila euro, perché in realtà sono lavori fatti in economia. Ricordiamo, sono lavori in qualche modo non definitivi, in quanto questo tratto sarà anch'esso riqualificato con l'approvazione del PP2, così come il tratto più a sud, ma in questo modo svolge pienamente la sua funzione per i prossimi anni fino a quando non sarà riqualificato, permettendo già da quest'estate, tra pochissimi giorni, di avere una pista ciclabile in piena sicurezza. Dove ci troviamo in questo momento sarà la direzione delle biciclette sud-nord, se non vado errato, e dall'altro nord-sud. Un'ultima cosa, questo si innesta su un discorso più generale, in più in generale che riguarda tutta la zona con il famoso PP2.
Sì, proprio il tratto in cui siamo adesso è quello che riguarda il PP2, come vedete di fronte a noi ci sono ancora edifici da requalificare, in questo caso la caserma della Guardia di Finanza, ma a seguire ex Cofa e così via, pertanto questo è l'unico tratto di riviera che non riqualificheremo immediatamente, mentre i lavori più a sud, a partire dalla rotatoria di Via Pepe verso sud, partiranno già immediatamente dopo l'estate. Ricordiamo che la rotatoria di Via Pepe, la rotonda di Via Pepe è già quasi ultimata, quindi un lavoro di riqualificazione che ormai sta andando avanti, che interesserà comunque tutta la riviera di Pescara. Allora, abbiamo visto quello che sarà appunto a breve, come ha detto l'assessore Fiorilli, la pista ciclabile anche nella zona sud, diciamo così, un prolungamento. Però ovviamente ha detto sempre Fiorilli che poi ci sarà appunto un discorso di riqualificazione. Cominciamo ad andare nel dettaglio. Innanzitutto diciamo che ci sono una serie di comparti, no? Sì. Allora, innanzitutto diciamo una cosa, che siamo in una fase che io non esito a definire storica, perché da oltre 20 anni si aspettava l'appuntamento. Ah, una cosa le è dovuta, perché io ero presente alla conferenza stampa di circa un mese e mezzo fa, in cui la maggioranza annunciava che finalmente ci sarebbe stata la luce per quanto riguarda il PP2 entro metà di giugno. Oggi è il 15, ieri c'è stata prima la discussione in commissione e poi c'è stata, diciamo così, la presentazione pubblica di questo progetto, e quindi va dato atto. Grazie. Insomma, io credo anche ci sia una politica che lavora, una politica che parla. Mi iscrivo alla prima parte della politica, quindi ho pensato in questi mesi, in queste settimane a lavorare. Diciamo, ripeto, che da 20 anni che si aspettava questo momento. È un lavoro che parte da lontano, parte da uno studio di fattibilità iniziato nella scorsa primavera, quindi parlo della primavera 2011, finanziato in buona parte dal Ministero delle Infrastrutture, a dimostrazione che su queste aree, insomma, c'era un grande interesse anche da parte nazionale, si è riconosciuto l'alto valore strategico di questa parte di città, e che poi oggi trova la sua, come dire, concretizzazione con l'adozione del piano particolareggiato, che ha le seguenti caratteristiche. Diciamo che la politica ha dato delle indicazioni, ovviamente, la prima delle quali è stata quella di provare a far sviluppare la città in verticale. Quindi costruzioni più alte, arriveremo fino a 50 metri, che è il limite massimo che è consentito dall'attuale legislazione su Pescara, vista la presenza dell'aeroporto, al fine, certo, di migliorare la qualità edilizia, ma soprattutto di recuperare spazi. Noi abbiamo garantito in questa maniera 100.000 metri quadrati di suolo verde, per esempio. Quindi grande presenza di aree destinate al verde, ai servizi, ai parcheggi, alla viabilità, perché vogliamo una città più vivibile, dove non si costruisca di più, dove si costruisca meglio, garantendo ai cittadini quegli spazi che sono necessari. Le aree compresse non ci interessano, quindi abbiamo fatto questa scelta che mi pare abbia avuto una grande condivisione ogni volta che ci siamo confrontati con i professionisti, piuttosto che con i proprietari delle aree, con i cittadini in generale. Anche ieri, nel corso della presentazione, abbiamo avuto questo riscontro assolutamente positivo. È stato un percorso molto partecipato, perché abbiamo costantemente ascoltato tutti coloro che avevano delle cose da dire, a cominciare dagli ordini professionali, per passare ai costruttori, piuttosto che ai cittadini residenti nella zona. La logica dei comparti: abbiamo voluto, io l'ho detto al primo momento, non approvare un piano particolareggiato che fosse esclusivamente un pezzo di carta da esibire poi magari fra 2 anni in campagna elettorale dicendo abbiamo approvato il piano particolareggiato numero 2. No, noi abbiamo voluto approvare un piano particolareggiato che trovasse nel giro di qualche mese poi una sua fase di attuazione, attraverso gli interessi che sviluppano poi che cosa? Le risorse economiche, il lavoro, lo sviluppo sostenibile, dico io. Quindi la logica dei comparti, mi si consentirà di... Che ne sono tre? Sono tre ambiti. Cioè, allora, andiamo per ordine. Sono tre ambiti. L'ambito A, che è l'ambito fluviale delle aree golenali, sia nord che sud, che sono sostanzialmente destinate al parco marino in buona sostanza, quindi dove non c'è nessuna possibilità di edificazione se non la realizzazione di piccole strutture leggere tese a valorizzare la presenza delle attività della pesca, che rappresentano comunque un fatto anche culturale
di Pescara, soprattutto di quella parte di Pescara. Poi subambito B, che è quello delle aree, diciamo, poste a sud di via Andrea Doria, dove si svilupperanno gli interventi di carattere residenziale e commerciale, oltre che anche una piccola quota di direzionale. Poi le aree del cosiddetto ex COFA, sono le aree tanto discusse, front, queste aree. Tanto discusse, sono quelle che sono immediato ridosso del porto turistico. Lì la destinazione di piano regolatore è quella legata, come dire, alle strutture turistico-ricettive, commerciali e direzionali, e noi, voglio dire, ci siamo perfettamente e puntualmente adeguate a quelle che sono le previsioni del piano regolatore. Dicevo, l'indirizzo politico di due tipi: uno, la città verticale per gli spazi e i servizi da mettere a disposizione dei cittadini; la seconda, l'attuazione attraverso i subcomparti. Qualcheduno da parte dell'opposizione ha voluto criticare quello che ha ritenuto essere un piano di lottizzazione. Scelta voluta. Io non la prendo come una critica, la prendo invece come un complimento, perché in questa maniera garantiremo a ciascuno di realizzare la propria capacità edificatoria, che noi non abbiamo affatto modificata, è quella prevista dal piano regolatore, ma in questo modo riteniamo di aver determinato le condizioni perché velocemente si possa passare alla fase del lavoro, della realizzazione degli interventi di carattere edilizio, che siano strettamente collegati alla realizzazione delle piazze, del verde, della viabilità che deve servire a migliorare Pescara. Mi ricollego alle considerazioni che faceva il collega Fiorilli, sono assolutamente d'accordo. L'altra scelta che abbiamo calato è quella di creare questo grande parco, bene, che congiungerà la riviera nord con la riviera sud attraverso il ponte ciclopedonale e attraverso anche poi il parco lineare fino ad arrivare alla pineta d'Avalos, così come ci sarà una lunga pista ciclabile che arriverà a congiungere la parte ovest della città fino al porto turistico. Queste sono le scelte importanti, essenziali. Mi pare che ci sia stato un grande apprezzamento per la scelta di dare una grande presenza al verde, ai parcheggi, alle piste ciclabili. Sui parcheggi voglio anche dire che abbiamo fatto un'altra scelta, per la cui idea ringrazio molto la facoltà di architettura, in particolare il professor Clementi, con cui ci siamo convenzionati, non col professor Clementi, con la facoltà di architettura, perché ci ha dato questa bella idea che abbiamo recepito, cioè di creare i parcheggi nell'area a ridosso del porto turistico, che saranno però sormontati dalle dune artificiali. Un modello che abbiamo visto esiste a Tel Aviv, a Copenaghen, molto apprezzato, perché i parcheggi ci saranno, non sarà, diciamo che sono sotto queste dune artificiali, dal punto di vista ambientale assolutamente viene garantito molto l'ambiente, anche l'aspetto estetico, e diamo, come dire, anche coerenza alle previsioni di piano regolatore, che voleva lì la realizzazione del parco delle dune e della sabbia. E, a proposito di porto turistico, prego la regia di mandare in onda le immagini, perché soprattutto in modo particolare con l'avvio della stagione estiva ci sono tantissime manifestazioni che ci sono in essere, appunto il porto turistico, non sono queste le immagini. Le immagini fanno riferimento a una cosa che c'è stato l'avvio quest'oggi, vale a dire, appunto, lo vediamo emergere al porto turistico, ovvero sia una rassegna dedicata all'efficientamento energetico e alle fonti rinnovabili. Lei diceva, appunto, che bisogna valorizzare al massimo questo porto turistico, che, se mi permette, è un po' una specie di diamante un po' impolverato, ha potenzialità enormi e bisogna far qualcosa. Presumo che il PP2 dia un contesto per dare un'ulteriore spinta a questa struttura. Assolutamente sì, attraverso due scelte calate nel piano particolareggiato. La prima, in qualche modo l'ho già citata, la verticalizzazione, che ci porta ad avere grandi spazi. Oggi il porto turistico è nascosto alla città, nessuno è in grado di dire dove sia in realtà, lo sanno i pescaresi, perché c'è questa visuale completamente coperta che noi contiamo di eliminare. E poi c'è un accesso che, anche questo, è molto scomodo, molto nascosto. Noi invece prevediamo un accesso che arrivi direttamente da nord, cioè penetrando direttamente da via Andrea Doria attraverso una rotatoria che sarà collocata immediato ridosso della parte sud del ponte del mare, per permettere a chiunque arriva a Pescara di capire subito dov'è il porto turistico, vedendolo
e avendo la possibilità di accedervi molto bene, direttamente, senza fare giri che vanno ad appesantire il traffico e anche a determinare difficoltà per coloro i quali non sono di Pescara. Tanto per dare un'idea, no? Perché poi la gente sente questo, però poi deve capire bene. Quando si parla di massima costruzione in altezza di 50 metri, per fare un paragone con un palazzo, di quanti piani sarebbe? Ma diciamo all'incirca sui 16-17 piani. Abbastanza alto. Parliamo di 16-17. Non si può andare oltre anche per un fatto pragmatico, per il discorso dell'aeroporto? Esatto, non possiamo andare oltre perché abbiamo un preciso vincolo normativo che impedisce a Pescara di realizzare costruzioni che abbiano un'altezza superiore a 53 metri. Quindi siamo arrivati al massimo dell'altezza consentita, che è un'altezza, insomma, io credo importante, rilevante. A noi sarebbe piaciuto andare anche oltre, ma insomma le norme ce l'hanno impedito. Io credo che però sia già un passo in avanti importante nella logica di un costruito che impatti meglio e meno sul territorio. Lei sarebbe andato oltre, c'è chi dice che già questo è tantissimo per il discorso, non so, della skyline, dell'impatto ambientale. Lei che cosa risponde a queste critiche? Sono assolutamente convinto invece che sia la scelta giusta. L'impatto ambientale, l'ho già detto prima, mi pare che sia meglio garantito da questa scelta, perché garantiamo più verde, abbiamo aumentato rispetto alle previsioni del piano regolatore di circa il 40% il dimensionamento del verde pubblico. Credo che gli stessi ambientalisti ieri abbiano espresso un unanime apprezzamento per la scelta che abbiamo fatto, quindi sono assolutamente convinto che vada bene così. Ripeto, io sarei andato anche oltre, ovviamente ognuno è libero di pensarla come vuole. No, perché c'è sempre un po' la paura della gente, la cementificazione selvaggia. Ecco, che cosa dice per far star tranquilli? Che in questo modo non garantiamo di costruire di più. Io sono stato sin dal primo momento assolutamente chiaro. La capacità edificatoria di quelle aree è quella fissata dal piano regolatore. Io dico da tutti i piani regolatori che dagli anni 90 in poi si sono succeduti a Pescara. Non abbiamo apportato modifiche, non si costruisce di più, si costruisce meglio e si mette a disposizione dei cittadini più spazi per vivere meglio la nostra città. E quindi questo mi fa stare con la coscienza assolutamente a posto rispetto alla scelta che abbiamo fatto. Allora, diciamo, per sintetizzare, verde, tanto verde come ci sta annunciando, piste ciclabili, zone pedonali, edilizia residenziale comunque ci sarà, e poi un sistema di ricettività turistica. In buona sostanza parliamo di questo. Credo che lei abbia fatto una felicissima sintesi, è proprio così, non abbiamo inventato nulla, lo dico per onestà soprattutto nei confronti di chi ci ascolta, abbiamo pari pari fotografato il piano regolatore e abbiamo calato quelle previsioni dentro il piano partenariato, dando le risposte che la città si aspettava. In buona parte ho anche detto che ci sono un paio di scelte che dobbiamo rinviare alla fase delle osservazioni, perché colgo l'occasione per dire ai cittadini: noi adotteremo il piano partenariato in giunta tra qualche giorno, ci sarà la pubblicazione per 30 giorni, nei successivi 30 giorni ogni cittadino avrà il diritto di presentare osservazioni. Garantisco che le valuteremo tutte singolarmente con la massima correttezza, trasparenza, laicità, dico io, perché abbiamo delle idee, ma abbiamo anche l'intelligenza di non innamorarci troppo delle nostre idee. Siamo, come dire, aperti ai contributi migliorativi rispetto alle scelte che abbiamo fatto. Quindi un invito ai cittadini a partecipare ancora di più a quelle che sono le scelte urbanistiche strategiche fondamentali per la nostra città. Altra cosa che sicuramente i pescaresi vogliono sapere è concretamente quando ci sarà questa parte di Pescara cambiata rispetto ad ora? Beh, parliamo di anni ovviamente. Qui è un pochino più complicato rispondere, nel senso che il Comune sta facendo la sua parte. Adotteremo, garantiremo la partecipazione ai cittadini in autunno, quindi diciamo ottobre, approveremo definitivamente il piano partenariato, poi si passa alla fase dell'attuazione e qui chiamiamo il reperimento e qui chiamiamo in causa soprattutto gli imprenditori. Io so che su quelle aree ci sono proprietà di una imprenditoria intelligente di questa città,
a cui faccio pubblico appello, lo faccio quando ci incontriamo, li abbiamo incontrati per ascoltarli, come era giusto che fosse, lo faccio anche adesso pubblicamente, perché le scelte che andranno a fare siano sollecite e siano anche scelte intelligenti. Noi crediamo di aver determinato le condizioni perché veramente il volto di Pescara in quella zona possa essere cambiato e possa essere cambiato in meglio. È una scommessa per tutti. Noi ci abbiamo messo il nostro lavoro e la nostra faccia. Tra qualche mese la palla passerà ai privati. Io credo che i privati non ci rimanderanno la palla nel nostro campo, ma la giocheranno benissimo perché poi il gol che faremo sarà un gol della città, dico io. Quindi la vittoria di Pescara, che non è fatta solo dalla serie calcistica, ma è anche fatta dal miglioramento della qualità della vita. A proposito della Riviera Sud, si arriverà, perché ne parlavo quest'oggi appunto con Fiorilli, a di fatto una grande zona pedonale ciclabile, un po' già c'è un pezzo così, dal porto fino a Piazzale delle Laudi. Questa era più o meno indicativamente la cosa. A proposito del Ponte del Mare, bisogna anche essere onesti e dire che voi del centrodestra, non dico lei, ma insomma molti, al momento in cui si fece il discorso del Ponte del Mare, molti hanno detto ma che ci serve. In realtà ora insomma, diventa anche un punto strategico, anche nell'ambito del PP2. Assolutamente sì, io credo di aver detto in passato che probabilmente non era la priorità della città, forse c'era da realizzare qualche infrastruttura, anzi tolgo il forse, senza dubbio c'era bisogno più di un ponte carrabile a cui stiamo lavorando, poi casomai ci torneremo sopra in un'altra trasmissione, e c'era più necessità di un ponte carrabile che di un ponte ciclopedonale, che c'è. E noi abbiamo cercato intelligentemente di valorizzarlo con le scelte urbanistiche che abbiamo calate dentro il piano particolareggiato, perché la cosa più sciocca che si potesse fare era quello di dimenticare questa presenza, che invece è una presenza importante. È uno schizzo che, come dire, qualifica Pescara e da cui si apprezza anche maggiormente Pescara. Quindi abbiamo cercato di essere coerenti con quella presenza che pure non abbiamo contribuito a realizzare, ma credo che la politica debba sempre fare lo sforzo di garantire continuità alle attività che si portano Non avanti. ci sarà invece la rampa dell'asse attrezzato che andrà direttamente sulla banchina sud, perché l'ANAS è stato molto chiaro. Bambola non Sì, c'è una lira. bambole non c'è una lira, io ritengo che occorra essere seri. Era inutile pensare a una infrastruttura che pur probabilmente sarebbe servita, ma per cui non ci sono i fondi. Abbiamo incontrato l'ANAS ufficialmente, ci è stato detto a chiare note che le risorse non ci sono. Peraltro, insomma, il contesto economico italiano è davanti a tutti, Pescara non fa differenza. Allora abbiamo fatto una scelta diversa, che io non credo sia peggiorativa, peraltro. Quella cioè di individuare una viabilità di accesso alla Riviera Sud e al porto turistico, che passa attraverso via Magellano, che diventerà una direttrice importante. Invece, nella nostra prospettiva, via Andrea Doria servirà a svolgere una funzione più pertinenziale, quindi ciclopedonale e esclusivamente dedicata ai residenti, al fine di ricucire con il parco fluviale, quindi con il fiume, tutto l'intervento edilizio che andrà a essere realizzato sulla stessa via Andrea Doria. Una bella strategia per il futuro per quanto riguarda l'urbanistica. In quel contesto c'è purtroppo questa brutta vicenda della caserma della Guardia di Finanza che è bloccata, insomma non sarà un discorso semplice. Diventa fondamentale comunque la soluzione di un altro problema ancora più grave, decisamente più grave, ed è quello del mancato dragaggio del porto canale di Pescara. Sono, credo, due dei maggiori problemi della città. Insomma, io questa mattina, guardando la rassegna stampa, ho dovuto leggere, ahimè, che uno di quelli che ha le maggiori responsabilità perché la caserma della Guardia di Finanza sia lì, e cioè Maurizio Acerbo, ributti la palla nel nostro campo, attribuendo alla loro posizione la responsabilità di quella localizzazione. La caserma della Guardia di Finanza è lì, dove nessuno vorrebbe che fosse, perché il governo della città di quegli anni, guidato da Luciano D'Alfonso e con Maurizio Acerbo che guidava di fatto, anche se non direttamente, l'urbanistica, non fu in grado quella amministrazione di dare alla Guardia di Finanza una localizzazione diversa. Quindi oggi paghiamo lo scotto di quegli errori o di quella mancanza di strategia. Ripeto,
e questo mi pare che sia doveroso chiarirlo, perché in questo paese nessuno mai si assume la responsabilità di ciò che non viene fatto o che viene fatto male. Quella scelta è il frutto delle scelte sbagliate di D'Alfonso e di Maurizio Acerbo. Detto questo, noi abbiamo purtroppo soltanto preso atto che è così. Auspichiamo una veloce soluzione a questo punto, perché la cosa peggiore è che lo scheletro resti tale. Auspichiamo quindi che si risolva il contenzioso con la ditta che ci risulta, la ditta appaltatrice dei lavori, che credo abbia qualche problema di carattere finanziario, perché è meglio una struttura completata che uno scheletro cemento armato, sì, assolutamente inguardabile, che credo faccia male al cuore di tutti i pescaresi. La questione del dragaggio è sotto gli occhi di tutti. Io non mi sento di aggiungere altro rispetto a una pagina vergognosa, vergognosa della pubblica amministrazione. Ritengo che ci siano responsabilità molto romane. Mi verrebbe da dire che in questa città, in questo paese, si indaga su tutto, poi sulle responsabilità di chi ha determinato quegli effetti ancora non, come dire, non ci risulta esserci. Sì, perché poi c'è un rimbalzo di attività, di responsabilità, cioè, di operatività. Ma l'ho detto prima, infatti, e siccome non è mai colpa di nessuno. Io invece credo che delle colpe ci siano, perché è inaccettabile che il porto di Pescara sia chiuso, con tutte le conseguenze drammatiche, negative, sotto l'aspetto economico, sia dei pescatori, ma io dico della città complessivamente parlando, perché già il mancato collegamento con la Croazia credo che determinerà un impatto negativo per quanto riguarda gli interessi economici degli operatori. Assolutamente sì. Siamo in conclusione, un'ultima domanda le volevo fare, un po' più generale, se vogliamo anche un po' una tirata d'orecchi verso questa amministrazione comunale. Perché determinati lavori, ad esempio quelli che stiamo vedendo sia sulla Riviera Nord che sulla Riviera Sud, si fanno nel periodo estivo? Perché abbiamo un po' di responsabilità noi quando approviamo tardi i bilanci, e quindi anche il bilancio pluriennale, cioè quello delle opere pubbliche, quindi facendo partire in ritardo le opere, e un po' perché qui sento sempre parlare di decreti di semplificazione, io invece ritengo che il legislatore nazionale sia molto impegnato a complicare la vita. Oggi appaltare un'opera pubblica è diventata la cosa più complicata del mondo. Non lo dico io, lo dicono tutti i comuni, comunque, tutti i comuni comunque amministrati, e quindi purtroppo riuscire a fare un cronoprogramma che tenga conto delle esigenze derivanti dal periodo natalizio, da quello pasquale, dalla primavera e poi dalla stagione estiva è assolutamente complicato. Dividerei un po' le responsabilità. Come, fateci più attenzione. Noi ce ne prendiamo una quota a parte, dobbiamo avere la capacità di approvare i bilanci abbastanza velocemente. Anche qui, forse, se da parte della politica ci fosse una maggiore capacità a ragionare e evitare gli ostruzionismi davvero solo di facciata che non producono nulla, faremmo tutti quanti un grosso passo in avanti. Comunque ci prendiamo la nostra quota di responsabilità. In parte anche colpa nostra, chiediamo scusa per i disagi. Peraltro i disagi sono inevitabili nel momento in cui si interviene soprattutto sulle infrastrutture dedicate alla mobilità. Credo però che il risultato finale alla fine sarà apprezzato. Quello sicuramente, però voglio dire, se la Riviera e i lavori ci fossero stati 2 o 3 mesi fa rispetto ad ora sarebbe stato meglio. Non mi sento davvero di darle torto, anzi, ha perfettamente ragione. Io la ringrazio per il suo intervento. Grazie a lei e grazie ai nostri amici telespettatori. Dunque, grazie all'assessore comunale di Pescara per quanto riguarda l'urbanistica Marcello Antonelli, e grazie soprattutto a voi, ricordandovi sempre che dove c'è la notizia c'è la TV. Arrivederci.